Cristo, luce del mondo, questa sera ci immergiamo in questa parola, in questa metafora, immagine potente. La luce ha uno smisurato significato fin dall'aurora dell'umanità. Luce e vita sono strettamente collegate tra loro, così come tenebra e morte. La luce è il presupposto, la condizione di ogni genere di vita. È lo stesso termine con cui diciamo Dio. Se risaliamo tutta la corrente delle parole, se andiamo alla radice più antica nostra, quella indoeuropea, allora troviamo che il termine per dire Dio, Deivos, Divus, Deus, Zeus, ha proprio questo significato, luminoso, celeste, che è appunto in contrapposizione all'uomo il terrestre. Luminoso è uno dei nomi di Dio, forse il primo. Lo sa anche la Bibbia, Gesù si autodefinisce luce del mondo e San Giovanni scrive Dio è luce e in Lui non v'è tenebra alcuna, identificato con la luce. Allora la prima di tutte le metafore, di tutte le immagini per dire Dio nei linguaggi umani è la luce. Lui è il celeste, abita il cielo, abita la luce, una luce infinita, inaccessibile, dice Paolo. La luce, secondo così alcune teorie della fisica quantistica, è nata dalla libertà, cioè si è inserita dentro le leggi deterministiche del reale, è figlia di un atto improvviso di libertà. Bellissima questa immagine della scienza. E fare della luce è più difficile che fare dell'oro. Eppure l'oro della luce, così abbondante, è un flusso che sembra inesauribile, sempre collegato con l'alto, scende dall'alto. Non lo puoi possedere, la puoi solo ricevere e godere. E noi sappiamo che solo la luce che discende ininterrottamente dal cielo produce l'energia che fa penetrare a fondo nel terreno le possenti radici degli alberi. In fondo l'albero è radicato nel cielo. Solo ciò che proviene dal cielo è in grado di imprimere realmente un marchio sulla terra, scriveva Simone Weil. Ora la luce che crea il primo laboratorio di energia sulla terra, la fotosintesi, che nessuna scienza o tecnica è in grado di replicare, processo attraverso il quale la luce diventa energia, il primo anello della catena dei viventi, della catena alimentare. Anche noi umani siamo creature che vivono di luce. Anche noi siamo alberi con le radici nel cielo, alberi capovolti, radicati nella luce. Mi piace immaginare me e noi tutti come impegnati in quel lavoro primario e bellissimo che è trasformare la luce in energia. È la nostra fotosintesi. Siamo la sintesi della luce che riceviamo dall'alto, che traduciamo in bellezza, luminosità, alimento, energia. Siamo sintesi di luce e la nostra luce interiore è Cristo. Siamo sintesi di Cristo, luce del mondo. La nostra luce può ricevere splendore solo dalla fiamma del Signore Gesù. Lui, luce che sorge sul mondo come un sole, e rende visibili a se stessi gli uomini e il mondo. Laudato sì per frate sole che de te altissimo porta significazione. Allora io adesso farò 5 o 6 punti così estratti dalla miniera che è la Bibbia. Il primo punto, dal prologo di Giovanni, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E sottolineo questa bellissima assicurazione rivolta a ciascuno. La luce illumina. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni anziano, ogni cosa è illuminata. La luce vera illumina e non giudica. È il sole che splende sui buoni e sui cattivi.
che svela e rivela mentre l'oscurità nasconde, che stende la sua carezza su ogni cosa e non esprime giudizi o valutazioni. Così è Dio. Non distingue chi merita o non merita la sua visita. Se sei al mondo, hai la luce di Cristo in te. Nessuna vicenda umana è senza un grammo di luce, neanche la peggiore. Nessun cuore è così storto da non custodire una goccia di luce. Nessuna vicenda umana è così perduta da non avere quella persona occhi di lucerna, come dice Matteo. Allora, amici, fratelli e sorelle, noi siamo questo, un nocciolo di luce custodito dentro un guscio d'argilla. Luce che germoglia però, è tutta la nostra esperienza spirituale, è la fatica aspra e gioiosa di liberare tutta la luce sepolta in noi. Provo a descriverlo con una piccola parabola, perché la luce parla di parabole, di immagini, di metafore, e lasciatemi andare liberamente in questo campo. Provo a descriverlo con questa parabola. Immaginiamo un grande fuoco acceso, un braciere, un falò. Lo osservi e cosa vedi? Che dalla grande fiamma si sprigionano delle scintille che volano via nell'aria. Noi siamo così, scintille luminose, scaturite dal grande amore che è Dio. E volano fuori, sgorgano. Il loro volo è per tutte luminoso e per tutte diverso. Alcune restano nell'aria più a lungo, altre durano di meno, come accade alle nostre umane esistenze. E alla fine del loro piccolo arco di vita, tutte le scintille ricadono nel fuoco, non cadono fuori, perché tutto è fuoco, dovunque è fuoco. Concludono la loro corsa rientrando nella sorgente della luce. Allo stesso modo noi tutti, giovani, anziani, alla fine di questo volo, di questa esistenza, ricadiamo in Dio. Ma quelle scintille che si staccano per un momento dal grande fuoco sono fiamma, hanno in sé la qualità stessa del fuoco, sono fatte della materia di cui è fatto il fuoco. Ne hanno la luce non solo, ma ne hanno la forza. Infatti, se incontrano paglia secca o un po' di benzina, la incendiano, trasmettono fuoco. Così siamo anche noi. Abbiamo qualcosa di Dio dentro. Abbiamo il suo amore, che è la sua vita, la materia di cui è fatto Dio. Abbiamo la forza dello Spirito. Siamo queste piccole scie luminose, lucciole in questo cielo, eppure capaci di accendere qualcosa attorno a noi, di trasmettere energia, di trasmettere luce. Siamo microcosmo, ma anche, lasciatemelo dire con il padre della Chiesa Origene, siamo anche un micro Dio. Infatti del credo diciamo Dio da Dio, luce da luce, applicandolo al Signore Gesù. Ma come Lui anche noi siamo luce da luce, tutti, con il cromosoma divino dentro il nostro DNA. Siamo microcosmo, con in noi tutti gli elementi fondamentali del cosmo, ma siamo anche un micro Dio, con dentro l'elemento fondamentale che identifica Dio, la capacità di amare. Padre Giovanni Vannucci, mio maestro, diceva: l'uomo è l'unico animale che ha Dio nel sangue, che ha luce nel sangue, che è consapevole di avere amore in ogni cellula, microcosmo e micro Dio, secondo Origene. Oppure diciamo con le parole del nostro amico, maestro, fratello, padre Turoldo: io non sono ancora e mai il Cristo, ma io sono questa infinita possibilità. Siamo l'infinita possibilità di essere Cristo, almeno un Cristo iniziale, sorgivo, incamminato, incompiuto, appena sbocciato, un'alba di Cristo, un mattino. E Lui è la luce che viene nel mondo ininterrottamente, in una incarnazione ininterrotta, e illumina ogni uomo, ogni uomo, ogni uomo. E secondo punto, restando ancora a quel meraviglioso inno che è il prologo di Giovanni,
Siamo partiti dicendo che luce e vita sono strettamente collegate tra loro. E infatti c'è questa intuizione straordinaria di Giovanni. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Nel figlio della tenerezza di Dio era la luce, il Logos di Dio e la tenerezza di Dio come progetto per il mondo. Cristo non è venuto a portarci una nuova teoria religiosa, non è venuto a portare teologie più avanzate o una morale più evoluta, è venuto a portare vita e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore vita. Sono venuto perché abbiate la vita e la vostra vita sia piena, accrescimento, incremento, intensificazione di vita. È un divino al quale non corrisponda una crescita dell'umano, non merita la nostra fede, scrive Bonhoeffer. Gesù non ha mai compiuto un miracolo per punire, per intimidire, per castigare qualcuno. I suoi sono sempre segni che guariscono la vita, la accrescono, la sfamano, la fanno fiorire in tutte le sue forme. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Una cosa enorme. La vita stessa è luce. La vita è come una grande parabola che racconta Dio. Cerchi luce, osserva la vita. Il Vangelo ci insegna a sorprendere parabole della vita, a sorprendere perfino nelle pozzanghere della strada il riflesso del cielo. Ci dà la coscienza che noi stessi siamo parabole di Dio, siamo icone di Dio, che chi ha la sapienza del vivere ha la sapienza stessa di Dio. Chi ha passato anche un'ora soltanto ad ascoltare e a prendere su di sé il pianto di una vita è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri di teologia. Amare la vita, perché è luce, perché è come una spugna imbevuta, riempita della luce di Dio. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E tutti, nessuno escluso, nessuno privo di quella luce che è come una lampada che non si spegne, un sole che non è ingoiato dalla notte. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Le tenebre non hanno vinto la luce, non la vincono mai. Le tenebre non sconfiggono la luce. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro, le tenebre non vincono. Contro tutte le apparenze, nonostante tutte le smentite, le tenebre non vincono. E nella seconda lettera all'amico Timoteo, Paolo scrive: «Il Signore è venuto e ha fatto risplendere la vita». Che meraviglia! Cristo Signore ha fatto risplendere la vita, ha dato splendore all'esistenza, ha dato bellezza, ha dato profondità e luce alla vita mia e di tutto il mondo, ha insegnato canzoni più belle al nostro cuore, ha fatto scorrere frammenti di stelle nelle vene del mondo, ha fatto risplendere la vita. E allora Gesù osservava la vita e nascevano parabole. Prende la vita, un seminatore, un chicco di grano, un ragazzo che scappa di casa, una donna che impasta il pane e dentro lì fa parlare Dio e la fede. Non lo si può leggere il Vangelo restando seduti, bisogna alzarsi e guardarsi attorno. Chesterton scrive: la parabola di Gesù non dice, ecco vi ho raccontato una cosa, io vi ho mostrato qualcosa della vita e adesso per parlare della fede andiamo da un'altra parte. No. Avete visto la vita? Avete visto la luce. E allora dice il Maestro, io entro con il mio annuncio dentro la vita, non a parte, ma dentro, al centro. Qualcosa cammina fra noi sempre, fra noi con abiti mascherati. Indossa il mantello grigio di una chiesa oppure il mantello verde di un prato. Ma è Lui. Lui è sempre dietro. Allora capiamo che il Vangelo è un libro pieno di vita, è un libro biologico, lo chiamava padre Turoldo, perché è pieno di vita indispensabile al vivere bene. E un altro degli spunti di riflessione la prendo
dalla prima lettura della parola di Dio nel primo anno, nel primo giorno del nuovo anno, il primo gennaio. La prima lettura dice così: Dio ti benedica e ti custodisca, faccia risplendere per te il suo volto. Un Dio che ha il volto luminoso, non il Dio degli effetti speciali, quello che cammina sulle ali dei venti, che schianta i cedri del Libano, ma non il Signore che promulga nuove leggi ed emana sentenze, ma colui che ci benedice con la luce. Luce interiore, per vedere dove andare, per non inciampare, per non cadere. Luce che accende i colori, che fa sgorgare la bellezza delle cose. Luce sulle paure della notte, luce di incontri. Dio ha un volto di luce perché ha un cuore di luce. E se guardi il tuo cuore, ti dirà che anche tu sei fatto per la luce. E allora ci benedica il Signore con la luce del suo volto. La benedizione di Dio per ogni anno che viene non è salute, non è ricchezza, non è fortuna, non è lunga vita, non sono i beni materiali, ma molto semplicemente è la luce, luce interiore, per vedere in profondità le cose, luce di profeti, per vedere in lontananza la direzione della storia, luce per scegliere la via da percorrere, luce per poter gustare la bellezza e gustare gli incontri. La luce è gioia. La benedizione di Dio cos'è? È quando mi ha messo accanto persone che hanno il volto e il cuore luminosi, persone che emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Che cosa accende luce nel viso di una persona? Cosa ne illumina il volto? È il sorriso. Una persona sorride e si illumina. Allora l'augurio della Bibbia all'inizio di ogni anno ci sorprende. Ti auguro un Dio che sorride proprio a te. E quando accade che la vita si riempie di sorrisi? Quando nasce amore. Dio ti sorride, si illumina per te, perché tu gli hai illuminato il cuore. Continua, il Signore vi faccia grazia. Vuol dire mi farà grazia di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche viltà, di molte stanchezze. Non pretende che io non cada mai, ma sarà lì a prendermi per mano, per rialzarmi, facendomi grazia, sempre. E non posso qui non citare, non pregare con voi una magnifica preghiera del cardinale John Newman che dice guidami tu. Luce benigna, in mezzo alle tenebre, guidami avanti. La notte è cupa, io sono lontano da casa. Ti invoco, guidami, veglia sul mio cammino. Non chiedo di vedere oltre, di vedere lontano. Un solo passo mi basta. Dove posare il piede? Non sempre ero così. Non sempre ti pregavo di guidarmi. Amavo scegliere da me la via da percorrere. Ma ora ti prego, guidami tu. Amavo il sole splendente, mi guidava l'orgoglio. Non ricordare quei giorni. Sono certo, amore, che tu mi guiderai per deserti e paludi, per rocce e torrenti, fino a quando il giorno riapparirà e al mattino si affacceranno i volti di coloro che ho amato un tempo, perduti ora e che amerò per sempre. Qui c'è un'intuizione che non mi ha più lasciato in pace. C'è il miracolo della luce nella notte, che rischiara soltanto il prossimo passo. È inutile provare a illuminare il buio di un'intera valle di lacrime, non ce la fai. È molto meglio accendere la propria lucerna che maledire mille volte la tenebra che ha invaso la valle. Padre Turoldo parla di una luce in fondo al fiordo, con la sua barca attraversa un fiordo e solo in fondo c'è una piccola luce. Vedere tutto l'orizzonte chiaro delle nostre vite sarebbe bello? No, non credo. Vederlo fino in fondo è impossibile.
perché non esiste, perché la vita è costruita da ciascuno man mano con le sue scelte in sinergia con la luce di Cristo. Non esiste un percorso prestabilito per nessuno di noi, già tracciato, una mappa del tesoro che Dio ha fissato per me, e io mi affanno come uno Sherlock Holmes distratto dietro a pochi indizi sparsi a caso per vedere dove andare, cosa fare per trovare la mappa. No, ogni vita, ogni vocazione è costruita passo dopo passo a quattro mani tra me e Dio, e ogni vita è inventiva, è caduta, è rialzare di nuovo il capo, e Dio da parte sua ricalcola il percorso continuamente. Quando sbaglio strada, ricalcola il percorso. Quando mi infilo in un vicolo chiuso, ricalcola il percorso. E da là dove mi ero fermato, mi aiuta a ripartire e ricalcola il percorso con infinita pazienza. Noi tutti abbiamo tanta luce quanta ne serve al prossimo passo. Il resto è in ombra, ma non importa. Ad ogni passo la luce si rinnova, la perfezione nostra è nel primo passo, nel prossimo passo, non nella vetta irraggiungibile. Abbiamo tanta forza quanto ne serve per il primo colpo di remi, per la nostra barchetta in mezzo alla burrasca, ma ad ogni colpo di voga la forza si rinnova, ad ogni passo in avanti la luce si rinnova, per grazia che incessantemente piove dall'alto, come la luce che piove dall'alto. Quante volte ho avuto la grazia della luce, poca, ma sufficiente, quella del prossimo passo, un'amica che mi ha chiamato, un messaggio, un sms, una illuminazione, una frase su un libro, un verso di una poesia, una parola, e sono bastati, senza pretendere di avere l'orizzonte chiaro, che non c'è. Perché si muove l'orizzonte e si dilata e si allunga ad ogni passo che muovi nella direzione esatta. E un altro punto di riflessione, sempre prendendo dalla Bibbia qualche pepita d'oro delle migliaia che sono sparse, è questa: voi siete la luce del mondo. Noi diciamo Cristo la luce del mondo, Gesù dice a noi: voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Un'affermazione che ci sorprende, perché che Dio sia luce lo abbiamo sentito spesso, io ci credo, ma sentire e credere che anche l'uomo e anche la donna, io sono luce, anche tu sei luce con tutti i nostri limiti e le nostre ombre, questo è bellissimo, è incredibile, irrazionale la fiducia di Gesù negli uomini, e io credo in Lui perché Lui crede in me. La fede è un raddoppio, una fede al quadrato. Mi sembra impossibile avere questa fiducia in me. Mi conosco bene, non sono luce, non sono sale. Eppure il Vangelo mi incalza. Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, tua e degli altri, e troverai una lucerna accesa. Se viviamo secondo il Vangelo, noi siamo una manciata di luce gettata in faccia al mondo. Non per abbagliare, ma per accendere, per farlo più bello, come quando torna il sole. Dostoevskij dice: il vostro male, fratelli, è che non sapete quanto siete belli. E Gesù lo sa, e non teme di dircelo. Abbi fiducia in te, sei luce, sei sale, dai il tuo contributo per quanto sia piccolo, e sappi però che è determinante. Perché dalla riuscita della mia avventura spirituale, se io sono luce del mondo, dalla riuscita della mia avventura spirituale dipende in parte l'esito della storia del mondo. E allora dobbiamo allenare i ricettori della luce che abbiamo, i muscoli del sogno e del coraggio e della fiducia. E poi osserva la luce. Non fa violenza mai,
accarezza le cose, le avvolge e con il suo tocco ne fa emergere i colori e la bellezza e la forma. Anche noi dovremmo avere quello sguardo lì, sguardi luminosi che quando si posano sulle persone le accarezzano, le fanno sentire volute bene e fanno emergere tutto ciò che c'è di più bello in quelle persone. Fanno emergere la bellezza dei cuori, delle relazioni, dell'intelligenza, dei talenti, della generosità, della fame di giustizia, della capacità di lottare per gli altri. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Lo ripeto, nessuna creatura è senza un grammo di luce, nessuna storia senza un pertugio da cui filtra luce, nessun cuore senza un raggio. E noi dobbiamo essere rabdomanti di questo, rabdomanti del bello che c'è nelle persone, cercatori d'oro, conquistando lo sguardo del Signore, che vede in me la luce prima del buio, la primavera dentro l'inverno, il santo prima del peccatore, l'invisibile dentro il visibile. Così noi. La luce non fa rumore, non fa violenza alle cose, le accarezza, ma fa emergere il più bello che c'è in loro. Ecco la nostra vocazione. Così noi, quelli del Vangelo, siamo gente che ogni giorno accarezza la vita e ne fa emergere il bello. Come diceva il mistico Rumi, ecco, io carezzo la vita perché profuma di te. Accarezzi la vita e sulle mani ti resta il profumo di Dio. E allora quali sono le strategie per noi, per essere anche noi in qualche modo sentieri di luce? La prima delle strategie che suggerisco è fare scelte. Noi siamo dentro un crepuscolo. Il crepuscolo è quel momento incerto che non sai se poi verrà la notte, se poi verrà il giorno. E che il crepuscolo diventi tenebra o diventi giorno dipende dalle scelte che ciascuno fa. Allora non restiamo sul divano, non restiamo immobili ad osservare, non restiamo alla finestra a comporre i nostri lamenti. Nel gioco strano della vita è sempre il turno di tutti e di ciascuno. E vince la felicità chi produce bellezza, luce, gioia, le beatitudini. Dio regala gioia a chi produce amore. Regala luce a chi produce giustizia. E l'altra strategia, essere testimoni della luce, come detto di Giovanni il Battista, non era lui la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce, e questo possiamo farlo tutti, non testimoni del buio, del nero, del peccato, del fango, non testimoni dei difetti, ma della luce, e ce n'è tanta, non testimoni dei mille problemi che ci sono nel mondo, ma di quelli che fanno un passo oltre i problemi. Ci sono già i sociologi, giornalisti, persone intelligenti che fanno la testimonianza della realtà. Noi non siamo testimoni della semplice realtà, siamo testimoni della luce, del grammo di luce che c'è in ogni uomo e in ogni donna, di quella pagliuzza d'oro che non manca in nessuna esistenza, per quanto accidentata o svantaggiata, perché il buio del mondo non si sconfigge col buio. Dobbiamo ricominciare a parlare di storie belle, dobbiamo intingere la penna delle nostre parole nel piatto della luce, non nel calamaio delle ombre. L'essere umano è attratto automaticamente dalla luce. Perché se il buio cerchi di sconfiggerlo col buio, entri nella depressione che non finisce mai. E poi una terza strategia,
Lo dico con le parole di San Paolo, indossate le armi della luce. E non dice quali siano le armi che la luce possiede, ma ci consegna questa immagine bellissima. Già la luce di per sé è un'arma contro il male, contro il buio. La luce è armata, è la nostra arma. E io ho visto, tutti noi abbiamo visto, occhi armati di luce, abbiamo conosciuto persone, uomini e donne, la cui arma era solo la luminosità. Abbiamo visto occhi armati di luce. E se il tuo sguardo è luminoso, dice Gesù, tutto il tuo essere è nella luce. Allora indossare la luminosità dello sguardo, ingenuamente luminosi nel giudizio, nella valutazione, nelle parole, nell'speranza, ingenuamente luminosi, beati gli ingenui, solo loro capiscono la follia di amare. Nella tradizione ebraica c'è una parabola molto bellina. Dice questo: ogni uomo, ogni donna vengono al mondo con una piccola stella davanti alla fronte, una piccola stella che cammina, una mezza spanna davanti a loro mano a mano che camminano, una luce che non vediamo ma che esiste. E quando due persone si incontrano, le loro due stelle si uniscono, si fondono, prendono calore, vigore l'una dall'altra, come quando metti due ceppi sul focolare, e viceversa. Quando un uomo o una donna hanno troppo pochi incontri, la loro stella si affievolisce e piano piano si spegne. Questa parabola dice che la nostra luce vive di incontri. Se sai incontrare la luce che c'è negli altri. E poi ancora un'altra immagine, perché sono la ricchezza. Gesù era il poeta di Nazareth che ha inventato centinaia di metafore. Nel 6-700 esisteva una categoria di servitori che, quando il padrone usciva di notte per andare a una festa o a qualche evento, loro portavano le lampade. Ma come le portavano? Tenevano una stanga sulla spalla, rivolta all'indietro, e in fondo alla stanga c'era una lampada che serviva per illuminare la strada a chi veniva dietro. In questa notte scura, qualcuno di noi, nel suo piccolo, è come quei lampadieri di una volta, che camminando davanti agli altri, tengono la pertica rivolta all'indietro, appoggiata sulla spalla, con la lanterna in fondo. Così il lampadiere vede poco davanti a sé, ma consente ai viaggiatori che vengono dietro di lui di camminare più sicuri. Qualcuno ci prova, non per eroismo, non per narcisismo, ma per sentirsi dalla parte buona della vita, per quello che si è, perché ci credi. Fare luce agli altri, anche se per noi la luce davanti ce n'è poca, quanto basta solo per il primo passo. E poi la penultima delle immagini necessarie per, così, strategie per la luce, vorrei chiamarla così: dobbiamo essere i manutentori del canale della luce. Tenere aperto il canale della luce. Le forze umane finiscono, l'anfora si svuota in fretta, l'olio della lampada finisce. Dove trovo la forza? Dove la trovo? Venite a me e troverete ristoro. Tutto passa di là, andare alla sorgente. Devo essere canale per cui arrivano le forze di Dio sulla terra, il canale della relazione io-tu con Dio, un canale di luce. Da lì passa tutto. La mia vita, se vuole camminare, fiorire, accogliere, deve trovare un punto d'appoggio, un punto di forza. E qual è? Semplice e sublime: è unirsi alla vita di Dio. Luce da luce. Avere coscienza chiara del canale di vita
del canale di luce tra me e il cielo, tenuto aperto da Dio stesso, diventare noi tutti tanti canali attraverso i quali passa l'amore, la giustizia, la pace, la misericordia, il perdono, la tenerezza, la bellezza nel mondo. Canali attraverso i quali tutto questo passa e muove le nostre mani e quindi trasforma un angolino di quel mondo che ci è affidato. Lavorare su questi canali di luce, lavorare con la preghiera, con la contemplazione, con l'ascolto, col respiro, con la lettura, che ci cambiano. Se il paragone non è irriverente, facciamo un po' il lavoro dell'angelo Gabriele, che porta alla ragazza di Nazareth, a Maria, un messaggio: Dio vuole entrare in te, vuole nascere in te, lo lasci fare, lo vuoi accogliere? Lo accolgo e lui mi cambia il cuore cambiato cambia il mondo. Allora ecco l'augurio finale: siano i nostri occhi come lampade che là dove si posano non solo vedono ma portano luce. È Matteo che dice: noi abbiamo occhi di lucerna, occhi di lampada, non solo specchio, finestra aperta sul mondo, ma finestra da cui esce luce, occhi di lucerna. Ad essi si rivolge Isaia: casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Io camminerò seguendo te, Signore, luce della vita, vita di ogni cuore. Ricorderete tutti quel famoso dialoghino di Nikos Kazantzakis, quando dice: gli alberi parlavano tra loro di Dio. Allora il pesco chiese al mandorlo: parlami di Dio. E in risposta il mandorlo fiorì. Credo che è possibile anche per noi parlare di Dio facendo fiorire luce dagli occhi, anche con le lacrime, come no, quante lacrime ho visto, quante ci sono. Però io so anche questo, che quando una goccia d'acqua incontra un raggio di luce, nascono arcobaleni. Ho visto occhi di arcobaleno, non solo di lucerna. Prima erano lacrime e dopo sono nati i miracoli dell'arcobaleno. Allora sono io il mandorlo che può fiorire per la luce di Dio. Io, noi tutti possiamo testimoniare che il divino fa fiorire l'umano, che credere e acquisire bellezza del vivere, che è bello vivere, amare, generare, essere prete, essere frate, essere suora, essere vivente, avere amici, lavorare, creare, rischiare. Credere e acquisire bellezza del vivere. Acquisire che credere fa bene, rende intensa, calda, luminosa la vita, tua e degli altri. Allora non siamo solo un microcosmo. Siamo anche micro divino, anche noi alberi capovolti, con le radici in cielo, siamo sintesi di luce, sintesi di Cristo, feritoia divina, piccole creature, ma che possono fare la differenza tra il giorno e la notte. Con i nostri occhi di lucerna, con il cuore di luce. Allora chiudo con una preghiera del mio maestro padre Giovanni Vannucci, a Gesù Cristo, luce del mondo, luce eterna, principio di ogni cosa, l'inno della nostra gratitudine. Tu sei la luce intatta, la luce increata che genera gli universi. Tu sei la luce di ogni essere che viene all'esistenza. Tu sei l'intima luce di ognuno di noi. Tu sei l'unico, il primo e l'ultimo, colui che apre e chiude le porte della vita, colui che comanda la morte, che inonda di luce anche le vie della morte. Tu sei la vita che ci libera dal male che è negli uomini.
fuoco che arde e consuma non la creatura ma le sue ombre. Tu sei la gioia mattinale della creazione, la gioia dell'alba del mondo. A te il nostro amore è l'offerta totale del nostro essere.